Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Tanti di voi mi hanno chiesto su Instagram, su Facebook, in questo fine settimana col poco dopo, ma se torna Bonucci tu che cosa faresti? Come la pensi? Dici la tua. Non sono riuscito a rispondere a tutti, anche se generalmente tento di fare il possibile a riguardo, però ragazzi anche io una vita sociale mi sono dovuto dedicare a tutt'altre cose, per cui ho deciso di fare un video. Visto che la domanda era ridondante, ho detto vabbè, facciamoci un video. Quindi ecco a voi la mia riflessione legata a Leonardo Bonucci. Per quanto riguarda la trattativa, il dare Caldara o il dare il nostro giocatore per uno come Bonucci, no, non ci siamo. Se arriva per solo cash, ci potrebbe anche stare, visto che loro ci devono tutti quei soldi. E alla fine andiamo a riprendere una cifra molto simile con quella che dovrebbe essere il conguaglio delle due tranche che mancano, ci potrebbe anche stare. Sarebbe più un favore al giocatore, perché lui, per sue ragioni, vuol tornare. Poi tanti di noi potrebbero dire, per come ci ha lasciato l'anno scorso non merita nulla e così via, ma non è l'unico caso di rientro un po' particolare alla Juventus. Io ricordo Lippi che dopo averci lasciato, dopo essersi dimesso, andò all'Inter a far cagare la nostra acerrima rivale e poi dopo tornò alla Juve con risultati altrettanto importanti, per cui non è che sia completamente contrario al suo ritorno. Bisognerebbe capire quelle che sono le dinamiche che si muovono dietro questa trattativa, che sono completamente all'oscuro di noi, perché noi tutti tifosi ci stiamo investialendo, e giustamente aggiungerei, perché io non come Caldara non glielo darei manco per il cazzo, perché su quel ragazzo noi tutti abbiamo risposto un sacco di speranze, noi tutti lo vorremmo vedere con la maglia della Juventus brillare e crescere in un ambiente che veramente lo farebbe crescere al massimo, secondo me. E per cui è difficile accettare un tipo di trattativa simile, però veramente secondo me c'è dell'altro dietro e noi siamo completamente all'oscuro, per cui non ci arriviamo a capire, perché altrimenti di logico ha ben poco questa trattativa. Per quanto riguarda Bonucci con la maglia bianconera allo stadium, lo fischierei sì o no? Io vi dico di no, vi dico assolutamente no. Chiunque indossa la casacca bianconera io lo sosterrò sempre, nel bene o nel male, più in maniera più o meno fredda, però lo sosterrò sempre. E non me ne fotte un cazzo, io non sono di quei tifosi che gli si scioglie il cuore a vedere un Leonardo Bonucci che va a metà campo e chiede scusa a tutto lo stadium in diretta mondiale, non me ne fotte un cazzo. A me conta quello che il giocatore può dare, ok, durante l'anno, perché io voglio un Bonucci molto più gregario che leader, voglio uno che si sacrifica per il gruppo e non per manie di arrivismo e di puntare a un qualcosa di cui solo lui poi ne beneficia e non tutto il contesto Juventus. Questo è quello che non voglio. Se torna il Bonucci che lavora per la squadra, che si fa il culo per i compagni, che si sacrifica, io sosterrò a vita Leonardo Bonucci. Ma non fischierei mai nessuno, neanche per un errore, perché ovviamente errore è umano. Però non mi esalterei neanche veramente a delle scuse plateali nei confronti della Juventus, anche se penso che se lui tornerà qua, le farà sicuramente, perché per come se n'è andato l'anno scorso non potrebbe fare altrimenti. Questa è la mia opinione e ho imparato a fare questa cosa e a impormela più che imparare dopo il caso Conte, la successione tra Conte e Allegri. Quando arrivò Allegri probabilmente all'epoca io avrei fischiato, perché veramente ero incazzatissimo, io ero innamorato di Conte e avrei sbagliato, perché poi i risultati hanno dato ragione ad Allegri. Se poi ragazzi alla fine della fiera tutta questa trattativa si farà con Bonucci che arriva alla Juventus, Caldara che andrà al Milan e questo acquisto andrà male, avremo tutte le ragioni per potercela prendere con la società, questo è chiaro, sarebbe una prima steccata pazzesca, paurosa. Questa è la mia opinione, fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi, mi raccomando iscrivetevi e sostenete il canale, siamo quasi arrivati a 10.000, ho già fatto una domanda sulla community perché lo speciale ovviamente avrà a che fare con la mia persona, avete fatto delle domande personali, alcune purtroppo non potrò postarle su YouTube per le policy che ha YouTube, dovrei postarle su Pornhub e questo ovviamente non posso, quindi ditemi, continuate a farmi domande ragazzi, ci vediamo domani con un prossimo video, vi ricordo che domani ci sarà anche la live serale, ore 22, quindi vi do appuntamento a domani, fate i bravi e fino alla fine, forza Juventus!